Buon pomeriggio a tutti, io sono Chiara Lucchini, sono un pezzo dello staff dell'Urban Lab di Torino. Oggi pomeriggio ho il piacere di moderare questo incontro che è il terzo incontro del ciclo dedicato alla città del futuro, organizzato, promosso da Audis e sviluppato in collaborazione con Agenzia Lama, Torino Urban Lab, Elena Farnè e il Contact Point Urbact Italia. Per chi di voi ci ha seguito nelle passate edizioni, nei passati incontri, abbiamo già avuto due incontri nelle scorse settimane, uno dedicato alla qualità dello spazio pubblico moderato da Elena Farnè e uno dedicato al nuovo rapporto tra vita e lavoro coordinato da Francesca Mazzocchi di Agenzia Lama. Oggi parliamo di servizi di prossimità e di nuovi rapporti tra la dimensione fisica e la dimensione digitale delle nostre esistenze, delle nostre vite. Lo facciamo con tre ospiti da tre città italiane diverse, li presenterò tra poco e con noi, insomma, animeranno questa ora o poco più di conversazione. Io sono molto contenta di avere questa possibilità oggi di coordinare questo incontro, intanto perché credo che, insomma, le esperienze che verranno portate, che ci raccontano anche di città molto diverse italiane, perché avremo Roma, avremo San Donà di Piave, avremo Bologna, andremo ad esplorare alcuni esempi, alcune pratiche urbane che di fatto sono delle esperienze ibride che ci permettono di provare ad affrontare questo tema dei servizi di prossimità, collocandoci un po' a cavallo tra tanti mondi, tra territori online, tra pratiche quotidiane, il tema dei patrimoni urbani, importantissimo, lo vedremo nelle presentazioni dei nostri ospiti. E la giornata di oggi, l'incontro di oggi con i partner di questo ciclo di incontri è stato pensato anche come un modo per provare a parlare dei 15 minuti. È una metafora, è un'idea molto popolare, molto fortunata, no? Che è emersa in realtà prima della crisi sanitaria, ma che in qualche modo con la crisi sanitaria che tutti stiamo vivendo ha in qualche modo intercettato tanti temi diversi, tanti modi diversi di provare a pensare le nostre città. E oggi quello che proveremo a fare sarà anche discutere quest'idea, forse un po' di più a partire dalla descrizione dell'interpretazione che molto di recente Giordana Ferri e Ezio Manzini ne hanno dato con un bell'articolo su Che fare, nella quale parlano della città dei 15 minuti certamente come città della prossimità, ma anche come luogo che può esistere solo in condizioni di urbanità, come idea, come modello che può esistere solo in condizioni di urbanità, pensando all'urbanità come all'intreccio virtuoso tra reti diverse che si intrecciano, reti corte, reti lunghe, reti locali, reti cittadine, reti globali. Io credo che le tre esperienze che vediamo oggi, per molte ragioni e con prospettive anche molto diverse, questo è sicuramente una grande ricchezza, ci porteranno proprio a praticare questo campo ibrido, no? Di mondi diversi che nel momento in cui si lavora e si pensano, si lavora sulla città e si pensano le politiche, devono essere attraversati, devono essere in qualche modo intrecciati. Oggi parleremo tanto di bisogni di socialità, di bisogni di identità, di sistemi che devono essere pensati il più possibile come sistemi aperti e progressivi. E appunto all'interno dei quali l'ibridazione tra la dimensione materiale e la dimensione digitale ci sembra che sia una buona prospettiva, una prospettiva interessante anche per provare a costruire qualche ragionamento nuovo, qualche ragionamento su quella che sarà, che ci immaginiamo possa essere la città del dopo Covid, provandolo a fare in una maniera il più possibile orientata alla pratica, orientata all'azione. Sappiamo, ce lo diciamo da tanto tempo, l'abbiamo detto anche negli scorsi incontri della Città del Futuro, che la crisi sanitaria certamente ha creato grossi problemi, ma ha anche contribuito a generare nuove abitudini, a generare nuovi comportamenti e ha fatto emergere dei valori nuovi condivisi, sempre più condivisi, anche attraverso le esperienze che vedremo oggi, in qualche modo ci mostrano orientamenti nuovi rispetto ai quali provare a sviluppare
meglio i nostri sistemi urbani, provare ad indirizzare le politiche di sviluppo e di rigenerazione urbana in altre direzioni, spingendoci appunto in alcuni casi anche a rivedere, in molti casi, a rivedere con forza il nostro rapporto con il digitale o il modo in cui intendiamo la relazione tra la dimensione prossima, appunto i famosi 15 minuti, e invece i territori digitali, no? Che per definizione sono qualcosa di più ampio, di più trasversale e di apparentemente sovralocale o potenzialmente svincolato dalla dimensione locale. Io chiudo questa mia presentazione con una piccola citazione. Per costruire questo incontro abbiamo provato noi stessi a esplorare campi disciplinari che non conoscevamo prima e ci siamo affacciati nel mondo dell'etnografia digitale, appunto un po' con l'idea di provare a capire meglio qual è la relazione tra comportamenti, abitudini, dimensione culturale delle nostre vite quotidiane e il modo in cui pensiamo e riorganizziamo le nostre città, il modo in cui anche ci immaginiamo che i nostri contesti urbani possano essere più capaci di rispondere alle nostre esigenze. Uno dei, appunto, dei riferimenti che abbiamo un po' avuto è stato il lavoro di Alicia Vallone, che è un'etnografa digitale, quindi in qualche modo prova davvero a mettere in relazione ciò che è il nostro modo, ciò che sono gli small data, quindi le tracce minuscole anche che noi lasciamo attraverso i social, attraverso l'uso che ne facciamo, non soltanto magari per divertirci, no? Ma come vedremo anche dalle esperienze che presenteremo tra poco, anche per lavorare, per costruire nuove forme di imprenditoria, nuove forme di sostegno, di sviluppo locale. I territori online non sono abitati da utenti anonimi, e forse dovremmo smettere di pensarlo, no? Che la dimensione digitale sia così svincolata da quella che è la nostra vita quotidiana, perché non lo è, ma sono abitati da persone in carne e ossa, con necessità, paure e sogni, quelle stesse persone in carne e ossa che da pianificatori, da progettisti di politiche urbane vediamo di fronte a noi e immaginiamo come potenziali utenti per le nostre politiche o che coinvolgiamo nella costruzione di processi di rigenerazione urbana. Ecco, oggi con i nostri ospiti speriamo di riuscire a tenere insieme tutti questi pezzi, proprio a partire da un ragionamento che mette insieme la dimensione prossima della città della vita quotidiana, la dimensione fisica della città del patrimonio costruito e la dimensione sociale della città delle relazioni, della capacità di aspirare e della capacità di costruire forme di sostegno reciproco e forme di sviluppo locale. Come vi dicevo, abbiamo tre ospiti, sono Daniela Patti, Managing Director di Eutropian, che è un'agenzia basata a Roma, ma in realtà con tante articolazioni in luoghi diversi dell'Europa. Daniela ci porterà un'esperienza molto interessante, un lavoro di ricerca, ma non solo di ricerca, che Eutropian ha portato avanti sul sistema dei mercati rionali romani. Dopo di lei avremo Daniele Terzariol, che è assessore al bilancio, però con tante deleghe alla rigenerazione urbana, ai progetti europei, tanto per citarne alcune, del comune di San Donà di Piave, che ci racconterà di un'esperienza proprio costruita all'interno di un programma, di un'iniziativa Urbact, rispetto ad un lavoro che andava proprio a lavorare, a ragionare attorno alla emersione di un tipo particolare di patrimonio costruito, sottoutilizzato, dismesso, presente nel centro città di San Donà di Piave. Poi avremo Chiara Sponza, che è Project Manager alla Fondazione Innovazione Urbana di Bologna, che ci racconterà l'esperienza delle consegne etiche. Se vogliamo, di un'esperienza di design di servizio che proprio mette insieme la dimensione molto fisica della prossimità dei servizi che una città può offrire e la dimensione spesso anche con, lo sappiamo tutti, no? Con dei risvolti potenzialmente complessi e problematici del sistema delle consegne a domicilio che si appoggiano su piattaforma. Io ringrazio intanto ovviamente i nostri tre ospiti per essere qui oggi. Proveremo a impostare quella di oggi non tanto come una sequela di presentazioni, ma il più possibile come una chiacchierata.
Io invito chi ci sta seguendo a scrivere in chat eventuali domande per i nostri relatori e insomma, insieme allo staff di Audis ci preoccuperemo di raccoglierle e di proporle a chi parlerà oggi. Comincerei il nostro giro di presentazioni da Daniela, noi abbiamo chiesto ai nostri ospiti di fare una prima presentazione di quelle che sono le esperienze che loro ci propongono, in maniera tale, insomma, da avere del materiale fresco e interessante su cui un po' confrontarci. Daniela, ti lascio la parola, grazie mille. Grazie Chiara e buongiorno e benvenuti a tutti quanti. È un piacere stare a discutere insieme un pochino di questa città dei 15 minuti di cui tanto si parla, ma per esempio adesso io vi parlo da Roma, 15 minuti, insomma, a Roma ci vuole un'ora e mezzo per andare da qualche parte, quindi il concetto dei 15 minuti è effettivamente abbastanza avvincente. Questo è un pochino quello di cui vi parlerò un pochino oggi, vediamo se la tecnologia è dalla mia, così vi condivido qualche immagine, voi mi dite se si vede, se... Che dite? La tecnologia è dalla mia? È È dalla tua, si dalla vede. mia? Beh, non è sempre detto. Allora, vi racconto un pochino del percorso che abbiamo fatto ormai negli ultimi 8 anni sui mercati a Roma. Ci siamo Calza benissimo l'incontro di oggi perché ci ritroviamo 8 anni fa in un progetto iniziato tramite un progetto Urbat che era proprio sugli spazi dismessi e gli usi temporanei. Facciamo una mappatura con i cittadini e molti cittadini ci dicono che i mercati... oltre che alle scuole, a dire la verità, ma i mercati soprattutto erano degli spazi, delle infrastrutture pubbliche sottoutilizzate. Da lì, si apre per noi tutto questo capitolo sui mercati rionali, e che ha portato poi a un progetto, diciamo, un progetto di ricercazione insieme all'Evente Polia che a Manuel Torresan, dove abbiamo cominciato a vedere quello che poteva essere il potenziale di questi spazi pubblici e che cosa si poteva fare, perché sono degli spazi pubblici tuttora, nonostante alcune azioni siano state portate avanti, comunque in grande sofferenza. E ci ritroviamo in una situazione piuttosto peculiare, specifica per quella romana. A Roma abbiamo ben 119 mercati, abbiamo oltre 4.000 banchi. Questi 119 mercati sono divisi tra mercati su strada, mercati plateatici, che sono i gazebi, e i mercati coperti. All'interno, ovviamente, le diverse tipologie nascono anche da un periodo storico diverso, hanno ovviamente una serie di problematiche di infrastrutture diverse, si trovano spesso e volentieri all'interno di parti diverse della città, e questo è stato uno dei lavori che abbiamo fatto, che vedete qui, è stato cominciare a mappare all'interno di Roma. Il cerchio che voi vedete è il grande raccordo anulare. Voi probabilmente chi di voi non è di Roma ed è sicuramente venuto a trovarci avrà visto solamente una porzione del centro storico. In realtà Roma ha un diametro che raggiunge quasi 50 chilometri, quindi effettivamente è grande. E la maggior parte dei mercati si ritrovano proprio all'interno del grande raccordo anulare, salvo qualcuno che si trova sul litorale a Ostia. Di questi mercati, come vedete, ci sono varie tipologie e quelle chiazzette che voi vedete sono le isocrone. Le isocrone significa, per chi non ha familiarità con questi processi di mappatura, diciamo, è l'area, diciamo, la superficie che è coperta da 15 minuti a piedi. Quindi questo in tempi non sospetti, ma proprio perché comunque chi del settore nell'urbanistica, come appunto diceva Chiara, si parla da tanto della città dei 15 minuti, ma sicuramente ha avuto un'attenzione maggiore proprio in questi ultimi anni. E quello che vediamo è in realtà che anche da alcuni studi che sono stati fatti, in realtà il mercato è facilmente raggiungibile da una porzione importante di cittadini che si trovano il più delle volte a vivere vicino ai mercati, e alcuni ne fanno uso anche perché magari in pausa pranzo da lavoro, ma soprattutto la gente ne fa uso perché è prossimo a casa. E quello che è emerso dalla nostra ricerca, che è stato in realtà un dato molto interessante, perché i romani sanno che il mercato è vicino, penso che tutti abbiamo comunque un immaginario del mercato, dei suoni, degli odori, dei rumori, ma quello che è stato interessante è che in realtà un romano su due, quindi il 50% della popolazione di Roma, ha un mercato a meno di 10 minuti a piedi da casa. Questo è un dato estremamente rilevante perché in realtà questo potrebbe significare il fatto di avere accesso a tutta una serie di servizi
di prima necessità e quindi essere un volano per una politica pubblica estremamente avvincente. E questo è stato nel corso degli anni, abbiamo fatto una serie di incontri, di eventi, ovviamente non poteva mancare all'interno del mercato, tavolate e pranzi con tutti i prodotti che venivano dal mercato stesso, ovviamente era necessario, e qui vedete proprio nelle diverse anche proprio tipologie, alcuni mercati si ritrovano in centro storico e hanno un potenziale turistico, altri si ritrovano in quartieri di edilizia economica e popolare e quindi hanno una valenza sociale e culturale molto, sono un presidio molto importante per le associazioni del territorio. C'è una grandissima componente anche di potenziale su anche tutta la questione ambientale, ovviamente c'è una grande produzione di rifiuti in larga parte organico all'interno dei mercati e potrebbe essere sia un posto di raccolta e compostaggio o in sito o comunque fare anche un lavoro proprio anche di conoscenza anche della popolazione di quelle che potrebbero essere le nuove potenzialità anche in termini di economia circolare. Quindi il potenziale del mercato comunque non è solo la vendita della frutta e della verdura, che comunque sempre più si apre la questione non solo di accesso a cibi a basso costo, perché se questa fosse solamente la visione del mercato sarebbe molto difficile infatti per i mercati, soprattutto con la liberalizzazione del commercio, avere accesso, avere la possibilità di essere economicamente competitivo con supermercati low cost, ma il mercato ha il potenziale nel momento in cui offre prodotti a prezzo accessibile, integrati anche con una serie di altri servizi. Questo è quello che è emerso da tutti gli incontri, da tutte le discussioni in maniera molto forte, perché è un presidio di uno spazio pubblico che quindi può servire proprio anche per formazione, per cultura e sicuramente anche per accesso di servizi che non siano solamente quelli legati strettamente all'alimentazione. Quindi sono emersi dalla ricerca e dagli studi che abbiamo fatto 5 punti principali che vorrei condividere con voi, anche perché questi sono degli aspetti che potrebbero essere molto interessanti da discutere anche in vista di quella che è la visione della città dei servizi di prossimità, della città dei 15 minuti, soprattutto nel momento in cui si ritiene che, e questo per esempio su Roma, il grosso movimento sui mercati nacque nel 2011 a seguito comunque di tentativi di privatizzazione e speculazione sui mercati rionali, perché visti in grande sofferenza ci fu comunque un dibattito pubblico se ci fosse la possibilità di svenderli e costruire palazzine. Questo diciamo in periodi diciamo più o meno poco prima, anzi in realtà non prima del 2011 perché era prima della crisi economica. Oggi la discussione è propriamente legata a una discussione di proprietà pubblica ma di gestione collettiva. Questa è una considerazione che si potrebbe ascrivere all'interno delle considerazioni della grande famiglia dei beni comuni, intesi però naturalmente sono degli spazi che hanno anche una vocazione economica, quindi sicuramente comunque non si tratta del regolamento non si tratta di fare un regolamento dei beni comuni in sé per sé, ma si ascrive a questo ragionamento per trovare delle modalità di gestione di questi beni che comunque non siano solamente appunto uno spazio prettamente commerciale ma anche uno spazio culturale e sociale. Per questo devono essere degli spazi polifunzionali, perché nessuna funzione da sola riuscirebbe ad essere sostenibile sia dal punto di vista umano che dal punto di vista economico. Fondamentale su Roma, non sono entrata nel merito, ma proprio quando vi dicevo il diametro è di 50 chilometri, Roma è la seconda città in Europa con la più grande superficie agricola. Abbiamo moltissime anche terre agricole di proprietà pubblica, quindi c'è un enorme potenziale per mettere i mercati all'interno di un ragionamento delle filiere alimentari di prossimità. C'è un lavoro fatto sulla food policy proprio costruita dal basso che vede assolutamente i mercati come un grande potenziale, e anche rispetto a quello che diceva Chiara rispetto a tutto un lavoro di appunto di antropologia digitale, prendiamo in considerazione il fatto che c'è un grossissimo lavoro di comunicazione e digitalizzazione dei mercati, perché è vero che in realtà i mercati sono proprio più low tech possibile, immaginabile. Molti dei mercati, se hanno l'elettricità a norma, l'impianto di elettricità a norma, è già grasso che cola, ma in realtà il fatto di essere in grado per esempio di studiare quelli che sono i flussi e le esigenze degli abitanti che vivono o lavorano attorno al mercato per poter erogare dei servizi idonei potrebbe essere un enorme potenziale. Per questo però abbiamo bisogno di investire sulla formazione e i training degli operatori del mercato, perché molto spesso sono persone abbastanza anziane con un livello di istruzione piuttosto basso e quindi faticano comunque ad essere competitivi in questo mondo. Nel libro voi trovate anche una serie diciamo di casi studio e potete scaricarlo gratuitamente online, e a questo punto noi possiamo solamente affidarci alla Madonna del mercato per assicurarci che comunque i mercati possano riprendersi nella maniera più vivace possibile a stretto giro.
Grazie, grazie mille Daniela, anche della Madonna del Mercato, che ce n'è tanto bisogno, sempre, su tutte le cose. Io direi che insomma dal mercato, dal servizio di prossimità per eccellenza, che è il mercato, proverei a passare la parola a Daniele Terzariol, che ci racconta un'altra dimensione, diciamo, del servizio di prossimità per eccellenza, che è quello del commercio di vicinato e del nostro rapporto con il centro città. Daniele, io ti lascio la parola e mi predispongo ad ascoltare, perché sono molto curiosa di quello che ci racconterai. Grazie Chiara e buongiorno a tutti. Io sono Daniele, come ha detto giustamente chi mi precedeva, faccio l'assessore per un comune con vari referati. Il comune è quello di San Donato di Piave, in provincia di Venezia. Siamo a 30 chilometri circa dal capoluogo della città metropolitana, in una posizione anche abbastanza strategica, seppur periferica. 15 minuti da due aeroporti molto importanti, un'ora dal patrimonio delle Dolomiti, 20 minuti dal mare, sul corridoio che collega un asse molto importante che va dalla Spagna fino alla Romania e Ucraina, per cui anche per il traffico merci e anche per l'indotto turistico di quest'area, appunto, siamo in una posizione privilegiata. Eppure, come molti comuni, soffriamo un problema di identità. Questo a causa di una natura di per sé storica. Il mio comune arriva da una storia molto difficile, è stato raso al suolo durante il primo conflitto mondiale, i soldati sono retrocessi da Caporetto sino a qui e hanno stabilito le trincee, ciò che è rimasto in piedi era una facciata del comune e una parte della chiesa. Tutto il resto è nuovo, quindi a suo modo in cerca di una propria identità. Fatta questa doverosa presentazione un po' del territorio con le sue luci ed ombre, veniamo un po' ai termini di questo intervento. Mi è stato chiesto di calibrarlo su ciò che riguarda il commercio, i negozi di prossimità. Fortunatamente, oltre a fare l'assessore, mi occupo di essere manager del commercio per comuni quali Belluno e Feltre, sempre la nostra regione, e ogni tanto faccio la doc expert per il programma Urbact sulla rigenerazione urbana, per cui ho avuto anche tanta fortuna di poter sperimentare e vedere tutto ciò che accade al di fuori di questo piccolo perimetro che è una città di 42.000 abitanti, comunque la nona della regione Veneto. Io partirei da una considerazione che riguarda non solo San Donato, ma un po' tutti i centri, anche quelli che hanno fatto parte del nostro progetto Urbact, si chiamava City Center Doctor. San Donato era il comune capofila. Abbiamo chiuso il progetto circa 3 anni fa, quando io ancora facevo il consigliere delegato prima del secondo mandato amministrativo, in cui sono stato, tra virgolette, diciamo, promosso. Ecco, non so se chiamare la promozione, però ormai l'ho detto. La valutazione è la seguente, non la dico io, ma lo dicono diversi studi, ossia che degli studi comparativi riguardanti il restringimento urbano mostrano che le grandi città stanno continuando a crescere anche in condizioni economiche di per sé avverse, mentre un numero crescente di piccole città, tra cui anche la nostra, inizia a ridursi o blocca rapidamente il suo sviluppo. E secondo alcune stime, il 40% di quelli che sono gli insediamenti urbani in Europa si sta riducendo, la maggior parte appunto in aree di piccole e medie dimensioni, dove vive quasi più o meno un terzo, un 35% della popolazione europea. E in queste città, come la mia, il controllo del declino, assieme all'agevolazione della crescita economica, diventa quindi un obiettivo di per sé strategico. Esistono programmi quali Urbact che permettono di coltivare delle pratiche di politiche partecipative assieme alla cittadinanza per cercare di almeno instradarsi su una gestione appunto strategica del controllo e la gestione del declino. Queste dinamiche di declino sono di per sé a lungo termine, caratterizzate dalle più complesse interazioni che possono riguardare uno il cambiamento demografico, la contrazione economica che era già stata forte dopo la crisi del 2008 derivante dagli Stati Uniti sul subprime e poi ora quella che c'è sostanzialmente capitata
in mezzo ai piedi con il Covid, ci sono fenomeni di migrazione molto forte, di trasferimento. C'è un dibattito di per sé molto acceso e contestato su ciò che costituisce il restringimento urbano. È una perdita di popolazione, è una riduzione di posti di lavoro, è derivante dall'aumento del prezzo degli immobili anche in centri comunque in dismissione, o riguarda più da vicino l'invecchiamento della popolazione, tutto quel segmento che si chiama di silver policies. Io non so ogni tanto quali siano gli indicatori più importanti e quanto debbano essere pesati, di per sé ogni realtà va un po' di per sé, ho più la misura di quello che accade qui a San Donà, ma comunque mi rendo conto che i governi, che siano locali o che siano nazionali, lottano tutti quanti, ognuno a suo modo, per rispondere a un restringimento urbano. E perché questo restringimento urbano è un problema appunto di mancato sviluppo. E gli approcci che si sono consolidati nel corso del tempo con politiche, soprattutto made in the 90s, fatte negli anni 90, nei 2000, per incoraggiare lo sviluppo economico, hanno anche in parte fallito nelle aree urbane che lottano per il restringimento. In diversi contesti urbani, come dicevo, in particolare anche nel nostro, si assiste a un problema di quello che io chiamo disinvestimento della distribuzione commerciale. Un po' perché il bacino di acquisto si è ridotto, un po' perché vi è saturazione di offerta, o c'è forte territorialità di concorrenza. Noi ad esempio siamo vicini a uno degli outlet più grandi d'Italia, il cosiddetto Mercator Glen, è a 3 km da noi, sono circa 200 negozi di firma e brand di abbigliamento, che ha accelerato l'obsolescenza del centro città. Non sto chiamando centro storico per le motivazioni che vi ho detto prima. Forse già un po' carente, perché non aveva una vera e propria offerta di identità. Dunque, che cosa aggiungere? Che c'è anche, e questo l'ho visto mappando un po' con il gruppo urbano locale derivante dal progetto Urbact, vi è anche una dismissione dei cosiddetti primi piani. Molto spesso ci chiediamo, anzi vediamo, scusate, ho sbagliato il termine, negozi sfitti, ma non sappiamo cosa succede nei primi piani al di sopra di questi. Questo anche per una mancanza di distribuzione dell'offerta, dinamiche di mercato e locazioni urbane, per cui i veri padroni della città molto spesso sono i palazzinari, e delocalizzazione di importanti servizi di interesse generale al di fuori dell'area centrale. Parlo dei soliti centri commerciali che trovate appena al di là della periferia di ogni paese di media grandezza. Urbact ha sfidato queste dinamiche, sfida tuttora, partiamo Urbact 4 con la prossima programmazione europea, per favorire lo sviluppo nelle città come la mia di forme di riuso al fine di generare economia, opportunità di lavoro e tessere anche reti sociali in quella che è la nostra comunità. Più che altro noi abbiamo abbracciato l'idea che gli spazi vuoti possono essere anche intesi come luoghi di sperimentazione e non solo come punti di rilancio del commercio. Come tutti i progetti quali Urbact, si parla di progetti di riutilizzo, che sono di processi di selezione continua, passando attraverso una fase di test e degli errori. Noi abbiamo sperimentato Urbact all'interno di un contesto che è quello che vi ho descritto precedentemente in avvio di intervento, che è caratterizzato da una pluralità di gallerie all'interno del centro città. Le gallerie erano un sistema fiorente di commercio negli anni 70-80, si vedono una miriade di video online di quanto andassero questi negozi di prossimità all'interno delle gallerie. Ora sono dei grandi lombrichi vuoti disseminati in città, e non è facile attraversarli. Non è facile attraversarli perché sono spazi che non io, ma gli urbanisti definiscono respingenti. Sono spazi sottoutilizzati, degradati,
percepiti in un certo modo dalla popolazione, su cui la municipalità può arrivare fino a un certo punto, perché c'è una compartecipazione di responsabilità pubblico-privata nella costruzione, nella gestione post di quei luoghi. Il comune non può intervenire in uno spazio che è privato, nettamente. Ne parlerò tra poco. È uno spazio privato ad uso pubblico, di attraversamento pubblico, per cui può arrivare sino a lì, sino a un certo punto. Se l'assemblea condominiale delibera che quella galleria non va risistemata, col picchio che la sistemi. Non posso intervenire io come comune, perché mi arriva la Corte dei Conti negli uffici di ragioneria e mi controlla le delibere. Quindi ci sono questa pluralità di problemi che vi ho sostanzialmente descritto. I servizi commerciali mantengono, secondo me, e amplificano una funzione anche che è socialmente aggregante, cioè non sono solo luoghi dove andare a comprare qualcosa, non sono una città pubblica, certo, in senso stretto, ma rappresentano anche luoghi in cui si svolgono una pluralità di attività di vita pubblica e continuano a connotare, anche se vuoti, spazi potenzialmente importanti nell'insediamento che è locale. Io, per quello che ho potuto sperimentare come assessore e poi come esperto di Urbact, è aver lavorato con alcune sfide che sono più o meno le stesse in tutta Europa. Cioè non mi sono reso conto di grandi differenze andando a fare le visite di placemaking presso i partner in Portogallo, in Irlanda o in tanti altri comuni delle 10 città con le quali abbiamo collaborato. Di sicuro, approfondendo le dinamiche di utilizzo temporaneo per il rilancio del commercio, è emerso che il placemaking è un elemento importante per i casi di successo che abbiamo analizzato. Non dico che noi abbiamo portato un successo qui in città, ma ora vi racconterò quello che abbiamo fatto in virtù di quanto vi ho anche appena spiegato. Le gallerie, per come sono configurate, sono vuote qui a San Donato. Abbiamo tre principali, su una abbiamo lavorato in parte con il gruppo urbano locale di Urbact. È una metodologia prevista all'interno di Urbact, la strutturazione, cosa sta passando una macchina. Urbact prevede una metodologia con la costituzione di un gruppo di lavoro che appunto lavora sulle tematiche del tema che la città ha abbracciato, nel nostro caso la rigenerazione degli spazi sfitti, e contemporaneamente abbiamo agito come amministrazione. Ci siamo detti la formula è ibrida, cerchiamo di sperimentare un qualcosa. Come amministrazione abbiamo dato il via a un bando, si chiama bando vuoti a rendere, o come le bottiglie. Ci siamo interfacciati con chi possiede i negozi, cercando di instaurare con loro un dialogo relativamente alla responsabilità sociale verso la città. Si parla di responsabilità sociale di impresa, ma c'è anche una responsabilità sociale verso la città, a mio modo di vedere, e contemporaneamente anche il gruppo di lavoro di Urbact ha lavorato sugli spazi pubblici, privati ad uso pubblico della galleria. Quindi da una parte il comune ha detto cerchiamo di calmierare gli affitti per le realtà commerciali che vogliono entrare in questi negozi sfitti, che sono lì fermi da 12 anni, con le ragnatele, le serrande abbassate. D'altra parte, noi come comune che è all'interno di Urbact, lavoreremo nello spazio pubblico al di fuori di questi negozi per dare nuova immaginazione anche alla cittadinanza su come queste gallerie possono essere reinterpretate come un luogo dove la creatività è stimolata o almeno possono essere riconsiderate come uno spazio di attraversamento decente. Questo esperimento ha avuto parziale successo perché le gallerie, come vi ho detto, i sistemi di gallerie sono tre, noi abbiamo sperimentato su una galleria in particolare, 12 negozi erano vuoti, 12 sono stati riempiti, si stanno mantenendo, per cui anche in virtù di un business plan consolidato non se ne sono andati, le persone non se ne sono andate, nonostante hanno testato questo esperimento che era una sorta di lancio nel vuoto. Ovviamente è giusto verificare dopo più o meno 3 anni se il tuo business tiene. Contemporaneamente, come gruppo urbano locale, abbiamo organizzato qualche ring all'interno di queste gallerie, ospitato dei piccoli concerti,
appunto per dimostrare che quegli spazi non sono poi così degradati. Siamo intervenuti con delle tecniche di muralismo, abbiamo ospitato dei writer anche di caratura nazionale. Gli ultimi muri qui è stato fatto da Luca Font, che è un ottimo writer conosciuto a livello italiano. Poi se volete vi condividerò anche la foto, ma non in questa sede, ma ve la mando, così vi farete un sorriso. E intanto credo di aver esaurito il mio minutaggio, perché come al solito io me la prendo sempre molto larga, ma spero di essere stato sufficientemente chiaro. Avremo una domanda che mette proprio il dito nella piaga, stai tranquillo, torniamo da te tra poco. Nel frattempo però, vabbè, ti ringrazio ovviamente Daniele perché hai aperto tutta una serie di mondi, quest'ora sarà difficile da farsela bastare, sarà molto difficile perché sia tu che Daniele avete già dato delle prospettive molto interessanti e su cui vale la pena confrontarsi. Poi abbiamo una chat molto dinamica oggi, quindi sono molto contenta perché un po' di interazione con chi ci sta seguendo è certamente una cosa utile alla nostra conversazione. Passo però la parola a Chiara Sponza, che ci parla da Bologna oggi, perché lei appunto ci racconta come è stato ridisegnato un servizio, uno di quei servizi che molto spesso vengono raccontati sul giornale come brutti e cattivi, che fanno del male a tutti, a chi ci lavora dentro, ai piccoli commercianti, e quindi insomma siamo molto interessati a cercare di capire in che modo la Fondazione per l'Innovazione Urbana ha provato a costruire una sperimentazione in questo senso, però di fatto credo inanellando alcune questioni che già Daniela e Daniele hanno un po' anticipato, anche rispetto a come costruire forme di dialogo e a come provare a definire diciamo dei campi di interazione che permettano a tutte le parti in causa di contribuire alla costruzione di una soluzione. Chiara, a te. Grazie Chiara e buongiorno a tutte e tutti. Sì, appunto io collaboro con la Fondazione Innovazione Urbana e grazie soprattutto per questa occasione di contaminazione, direi, tra progetti, perché mi rendo conto che il nostro come progettualità è uno dei più giovani, perché è nato l'anno scorso in risposta al primo lockdown e appunto, come diceva Chiara, quello che su cui abbiamo lavorato noi e che è un po' la natura anche della Fondazione Innovazione Urbana di Bologna è quello proprio di mettere l'accento sulla parola prossimità, nel senso che quello che noi facciamo è lavorare in quello spiraglio che c'è tra cittadinanza e azione, diciamo, dal basso e l'amministrazione. Quindi quello che abbiamo messo in atto l'anno scorso durante appunto il lockdown è stato l'abbiamo chiamato Osservatorio per rinnovare la città, quindi una progettualità proprio a livello di ripensamento della città del futuro, che è un po' quello su cui noi agiamo tutti i giorni. E uno dei temi trattati era quello della consegna a domicilio. Consegna a domicilio in tutti i suoi aspetti, nel senso che partendo un po' da quella che è la situazione dei riders, ma non tralasciando quello che sono i protagonisti poi della consegna, che a volte appunto parlando di piattaforme vengono messi un po' da parte, però i commercianti di prossimità sono stati invece il punto di partenza, ecco, per il nostro tavolo di coprogettazione. E come sperimentazione, appunto, e ci tengo a dire sperimentazione perché come fondazione è stato un po' il lavoro che abbiamo cercato di facilitare, no? Cercare di capire insieme quale poteva essere una risposta. E in questi termini mi sento anche in accordo con la scaletta che è stata scelta, nel senso che mi sento in coda un po' ai due interventi che mi hanno preceduta, perché siamo partiti proprio da infrastrutture come quelle dei mercati o appunto come singoli commercianti che però avevano un'idea di commercio e relazione soprattutto con la cittadinanza e con la città particolare. Da questo tavolo, infatti, il primo passaggio che abbiamo fatto dopo un confronto su appunto quelle che potevano essere le problematiche relative a come trattare il commercio di prossimità e soprattutto la situazione dei lavoratori, siano essi commercianti o riders, che poi noi abbiamo fatto diventare, diciamo, fattorini nella nostra proposta, è stato un po' definire
che cosa volesse dire etico, cioè consegna etica. Quindi il primo punto è stato mettere giù un manifesto, che ponesse proprio delle linee guida per partire effettivamente con una sperimentazione, con un servizio che tenesse dentro tutti un po' i temi che si volevano trattare anche sul fronte della relazione con la città. Per quanto riguarda il focus, diciamo, città dei 15 minuti, quello su cui, diciamo, il progetto si stringe fortemente è anche un po' più che altro il tema logistico, nel senso che sono d'accordo con quello che diceva Chiara nell'introduzione sul fatto che può esistere solo nel caso in cui ci sia effettivamente una situazione di urbanità e in questo caso appunto mi rendo conto che in una città come Bologna noi, quello che stiamo cercando di fare è anche mettere proprio a sistema le esperienze che già esistono e ci sono anche risposte diverse da punti diversi della città. Quindi questa è anche una prima serie di collezione di dati che stiamo mettendo in atto. E direi che questo è un po' il lavoro che stiamo facendo e è stato poi reso possibile grazie alla partecipazione di appunto esperienze sul territorio che si erano attuate durante il primo lockdown anche dal punto di vista di un diverso tipo di consegna, e come quella portata avanti dalla cooperativa Dinamo, che è appunto la velostazione di Bologna, quindi è improntata più su diciamo una visione di città che mira ad una sostenibilità, diciamo sostenibilità ambientale, ma in senso strettamente legato alla mobilità, che poi diciamo che partecipa anche a una visione complessiva, quindi partendo dalla mobilità sostenibile per appunto una visione più di città più green. E dall'altra parte invece dei movimenti, una cooperativa sociale che durante il lockdown ha messo in atto un'altra tipologia di progettualità, che è quella delle staffette partigiane alimentari, e quindi hanno poi aderito, diciamo, al tavolo di coprogettazione e hanno deciso di portarlo avanti come diciamo contrattualizzatori dei fattorini e soprattutto come partecipanti a quello che è diciamo la piattaforma che mirava ad un cooperativismo di piattaforma. È stato possibile metterlo in atto perché ci trovavamo durante il lockdown, ma diciamo che non è che ci siamo trovati a chiacchierare, ecco, di questi temi. È emerso proprio perché ci trovavamo in un punto di crisi della città, che è quello su cui di solito, possiamo dire, mangiano le piattaforme, nel senso che Glovo, Deliveroo, sono tutti nati dopo la crisi del 2008. Perché? Perché c'è uno spazio di progettazione, c'è uno spazio di reazione e soprattutto c'è uno spazio anche di revisione della città. E in questi termini noi ci abbiamo visto questo spiraglio, quindi abbiamo deciso di confrontarci con tutti i cittadini e con tutte le realtà che partecipavano a questo servizio per crearne uno alternativo. Questo è un po' l'input che mi sento di dare. Guarda, Chiara, io ti ringrazio molto perché soprattutto, vabbè, ovviamente per averci raccontato un po' come avete lavorato, nel senso che, insomma, non è evidente che non sia un progetto dalla realizzazione banale, assolutamente. Ma trovo anche molto interessante lo spunto che tu ci davi rispetto all'andare a occupare un vuoto, no? Tu dicevi, nel momento in cui si verifica una qualche forma di crisi, ultimamente direi che nella nostra collezione tra crisi sanitarie e crisi finanziarie abbiamo soltanto l'imbarazzo della scelta, però tu dicevi c'è un momento di crisi, si genera un vuoto e quel vuoto bisogna occuparlo, perché se non lo occupa l'amministrazione, se non lo occupa un qualche tipo di espressione di funzione pubblica, lo occupa il mercato e lo occupa con le proprie regole. Quindi questo mi sembra un tema importante da prendere e mettere nel nostro cestino di cose interessanti che sono emerse dalla discussione di oggi. Io proverei a passare a farvi qualche domanda, entrare un po' nel vivo della discussione, andando anche a raccogliere alcune delle sollecitazioni che sono emerse nella chat. Intanto, vabbè, c'è l'esempio della
della Gran Bretagna che ci portava Paolo Pasino, confermando quello che un po' ci diceva Daniele, cioè lavorare sul piano terra è importante, lavorare sulla relazione piano terra e primo piano è un salto in più, nel senso è rendere il ragionamento qualcosa di ancora più raffinato, di qualche cosa anche, però di ancora più generativo, proprio immaginando usi potenziali, occupazioni potenziali di questi spazi. Io mi leggo a queste cose, mi leggo anche alla domanda che Elena Borrone poneva a Daniele, perché tu, Daniele, parlavi di parziale successo, poi la conversazione ci ha portato altrove, quindi Elena ci chiede intanto che cosa non ha funzionato secondo le aspettative, però collegherei questa domanda ad un tema più generale che è stato toccato in maniere diverse, se vogliamo forse più con uno sbilanciamento sui due interventi di Daniele e Daniela, che è il tema del patrimonio costruito, sia esso pubblico o privato, nel senso che Daniela parlava dei mercati romani che sono una straordinaria infrastruttura di proprietà pubblica, Daniele ci parlava di qualcosa di più complesso che è andare a mettere mano nella proprietà privata, che vuol dire in qualche modo promuovere dei processi rispetto ai quali però c'è sempre... Devi sempre fare molta attenzione a quanti passi fai e stare sempre un passo indietro alla Corte dei Conti, mi verrebbe da dire, per usare le parole di Daniele. Però appunto ci sono tante esperienze di cui voi e le organizzazioni di cui fate parte in qualche modo sono protagoniste, che mettono al centro il tema del patrimonio costruito come elemento che gioca un ruolo non secondario nell'attivazione di nuovi tipi di servizi. Prima Daniele lo diceva bene, è un campo di sperimentazione, non è soltanto un bene che vendo sul mercato come gli etti di prosciutto, no? Ma è qualcosa che può giocare un ruolo più complesso, più raffinato. Quindi la domanda che pongo a voi, io comincio da Daniele, poi se Daniela e Chiara vogliono intervenire a valle del suo intervento, ovviamente sentitevi assolutamente liberi di farlo. La questione che veniva un po' in mente a me è appunto immaginare il patrimonio costruito come un elemento alla base di meccanismi nuovi, diversi, che si possono utilizzare per rimettere al centro beni che stanno al di fuori del mercato. Cioè Daniele ci raccontava bene, nel centro di San Donà questi spazi sono vuoti da decenni, vuol dire che non c'è un interesse a quel tipo di spazio perché quel tipo di funzione si colloca altrove. Quindi anche per provare a entrare nel merito della domanda di Elena, quali sono stati i meccanismi che avete messo in campo a San Donà e se qualcosa non ha funzionato, perché non ha funzionato? In 3 o 4 minuti, così riusciamo a mantenere la conversazione. Mi sentite? Ok, perfetto. Allora, che cosa ha funzionato? Limitatezza di risorse umane, prima cosa, che rende i processi infinitamente difficili, non per colpa di nessuno, perché un gruppo urbano locale lavora per volontarietà ed è difficile trovare la possibilità di trainare volontari per anni, visto che i processi sono a medio lungo termine. E le forze interne dell'amministrazione, soprattutto per l'anagrafica dei dipendenti, per le skill che hanno e che non hanno, l'età media di 54 anni circa di dipendenti comunali, sono 170 in questo comune, io non ho nessuno come riferimento per i miei referati, per il bilancio sì, non per la rigenerazione urbana né per i progetti europei, quindi ci sono io. Questi sono due ostacoli molto grossi. Ha funzionato parzialmente, perché? Perché non abbiamo potuto attivare questo esperimento su tutto il sistema di gallerie, ma concentrarci su una, testare, verificare, è sempre un sistema ciclico, quello del testing e della prova, e poi nel caso del riassestamento delle variazioni per poi ripresentare il progetto in un'altra area della città. Che cosa non ha funzionato? I problemi che si hanno relativamente al bilancio, che sono ancora più accresciuti in seguito al Covid, tutta la parte di risorse che avevo ad investimento sulla città le ho dovute in quota destinare nella gestione della parte corrente del bilancio, nel sostegno diretto alle imprese per il tramite di sgravi comunali e ogni azione politica ormai per quelle che sono le casse dei comuni è quasi sufficiente o quasi sempre insufficiente in risposta alle domande, alle sollecitazioni della realtà e dei cittadini che ti hanno votato.
che cosa può aiutare invece alla realizzazione di questi progetti, un'idea definita di agenda politica, che piaccia o non piaccia, però tenerla ferma, sfidando a volte anche te stesso e lo scoramento iniziale che si ha dopo che, ad esempio, noi abbiamo scelto di chiudere completamente il centro storico, che è attraversato dalla statale che collega Trieste a Venezia, due capoluoghi di regione. Noi abbiamo deciso semplicemente di chiuderla e pedonalizzarla con estrema difficoltà, perché stiamo pedonalizzando adesso 150 metri di strada dopo 7 anni di mandato per 1.200.000 euro di spesa, per cui ti chiedono giustamente, scusami, ma tu mi hai detto 7 anni fa che avresti pedonalizzato e solo adesso stai realizzando questa cosa, dove vivi? Di base la domanda è questa, ed è una domanda più che giusta e corretta, più che altro perché ai cittadini non puoi spiegare sempre dove stai andando e quali sono le tue grandi difficoltà nel reperire risorse economiche, ma comunque la parte importante è avere un'agenda molto finita e politica, sapendo che passerai attraverso delle crisi molto forti, digerire le grandi trasformazioni urbanistiche comporta un processo di circa 8-10 anni nella popolazione, quando gli stravolge un centro della città, specie in un'epoca di crisi, però l'importante è, tra virgolette, non mollare, sapendo che passerai attraverso un tunnel molto complesso e fatto di buio, di crisi commerciale, forte opposizione all'interno delle minoranze che giustamente fanno il loro lavoro e la difficoltà di recuperare risorse economiche di investimento. Perché ho citato la pedonalizzazione? Perché è inutile realizzare iniziative come quella che vi ho detto nelle gallerie se non si attuano delle politiche attorno ad esse. C'è una gran facilità da parte della cittadinanza, non solo di San Donà, nel parcheggiare a 4 km da un outlet e camminare sotto un solo cocente d'estate, ma c'è al contempo una grande difficoltà sempre delle stesse persone nel parcheggiare a 500 metri a negozio di vicinato e farsi una camminata. È un sistema di percezioni molto complesso, io stesso a volte ho difficoltà nel capirlo, nel comprenderlo, pur parlando con questi soggetti, eppure si verifica. Su che cosa bisogna lavorare ancora? Sul branding della città. Noi, vi dicevo, non abbiamo un'identità propria. Il MacArthur Glen, che è un grande outlet, il branding ce l'ha. Passando attraverso regolamenti in cui vengono standardizzate le insegne, si stabilisce che cosa ci può essere all'interno di un centro, che cosa non ci può essere, ma comunque va costruito un ecosistema attorno al sistema delle gallerie, che può piacere o meno, però alcuni interventi vanno resi, secondo me, irreversibili. Le città non possono essere più a misura d'auto, le città devono essere a misura di persona. È preminente l'utilizzo di aree pedonali, per quanto questa cosa possa non piacere a determinate fasce di popolazione, ancorate ad un sistema del commercio ancora vecchio. Non possiamo farci niente. Una parte del commercio sarà sempre più virtuale e Covid ha solo accelerato questo processo. E mi stoppo, anche se forse potrei andare avanti per molto a discutere di questo. Beh, visti i temi interessanti che state tirando fuori, rischiamo di andare avanti a chiacchierare. Cioè, io potrei andare avanti fino a questa sera alle 7 con tutte le cose interessanti che state mettendo sul piatto. Non so se Daniela o Chiara vogliono fare una battuta su questo tema del patrimonio, e poi possiamo anche passare ad altre questioni. Non so se Daniela magari ha qualcosa. Io aggiungo due cosine, perché Daniele ha dato un sacco di stimoli molto interessanti. Secondo me un paio di considerazioni, se vediamo proprio il momento in cui ci troviamo storico oggi. Proprio interessantissimo il tema sul commercio, perché a seguito della crisi economica stiamo vedendo una quantità enorme di negozi che hanno chiuso, di attività commerciali, e questo ha un impatto sulla sicurezza urbana, cioè non è solo un impatto economico, è un impatto sociale, perché significa che sono persone, sono famiglie che non hanno quindi un reddito, è anche una questione anche proprio di sicurezza urbana, perché comunque tutto il commercio su strada è anche un presidio di sicurezza proprio, e quindi abbiamo un grossissimo problema. Peraltro, anche visto tutti, diciamo, i
sicuramente ci sarebbe spazio per fare ancora di più, eccetera, eccetera, ma con i supporti che ci sono stati fino ad adesso, secondo me noi la crisi la vedremo vera, quella brutta la vedremo in autunno, quando probabilmente non ci saranno più diversi tipi di ristori piuttosto che blocco dei licenziamenti, eccetera, eccetera, e a quel punto vedremo che in realtà non si alzeranno moltissime saracinesche, e questo sarà un impatto fortissimo. E questo, il fatto di non mettere mano sul patrimonio privato, sarà un tema importante, perché sarà invece una necessità pubblica essere in grado anche di avere un pensiero su quello che invece è il patrimonio privato, soprattutto su quello sul piano strada. Si apre naturalmente tutto, e su questo secondo me un ruolo importante potrebbe avere innanzitutto sicuramente l'amministrazione locale. Sicuramente il comune ha una voce importante per cercare di creare un tessuto, un rapporto, proprio quello che raccontava Daniele. Secondo me però ci sono due temi. Forse troppo poco si parla del ruolo delle regioni. Tutto sommato la competenza sulla legge del commercio è una competenza regionale, quindi forse, e peraltro le regioni, adesso non voglio mettere in mezzo il PNRR perché ancora non si, perché ormai tanto un po' apprezzemolo, dove vuoi sta bene, però oggettivamente al di là di mettere, senza scomodare le risorse aggiuntive, avremo sicuramente le risorse regolari, per esempio sono molto spesso gestite dalla regione, pensiamo ai fondi strutturali europei, senza scomodare i fondi speciali. Questi sono fondi gestiti dalla regione, allora secondo me, soprattutto anche perché per la difficoltà che potrebbero avere, proprio anche per sottorganico di personale, comuni più piccoli, proprio come ci raccontava Daniele, secondo me unioni di comuni, piuttosto che secondo me soprattutto le regioni, dovrebbero essere gli interlocutori per cominciare a ripensare un pochino il patrimonio anche nelle fasi successive alla crisi. Io, Chiara, aggiungo solo una cosa su questa scia, nel senso che l'esperienza che abbiamo fatto con consegne etiche è stato forse interessante proprio il fatto di mettere in atto sfruttare delle relazioni che come fondazione, come organo terzo, diciamo, avevamo, e quindi lavorare di rete nella progettualità. Quindi sono d'accordissimo con quest'ultimo intervento di Daniela, e si può fare, è sicuramente difficile, nel senso che comunque la risposta è anche plurima, nel senso che si parla sia di spazi privati che di spazi pubblici che possono essere messi a disposizione, dove l'amministrazione sicuramente deve anche essere spinta, diciamo, nel comprendere quali potenzialità possono esserci nel creare delle reti in questi termini. Poi parlo dell'esperienza di Bologna. Ma dico questo anche perché è uno dei motivi per cui a livello di infrastrutture, non parlo di patrimonio, diciamo, a livello puntuale, però come infrastruttura, quello delle biblioteche comunali, per esempio, è stato un'implementazione un'implementazione del servizio che ha fatto sì che si scalasse il modello, che cambiasse anche un po' il modello intorno al quale costruivamo il servizio, e ha permesso di lavorare più a scala di città, ha permesso di considerare anche delle sorte di hub puntuali, e sicuramente questo mi vengono in mente i mercati, ma mi vengono in mente anche altre situazioni, ecco, più così distribuite sul territorio, che possono sicuramente, se messe in rete, possono dare davvero dei buonissimi impatti, ecco, a livello progettuale. Beh, Chiara, tu hai buttato sul tavolo una parola importantissima, ci fai un assist pazzesco per la domanda successiva, è fantastico, perché vabbè, intanto due temi: uno, la messa in rete, e la cosa poi così forse non così banale di pensare che per far funzionare un servizio di fattorini sia importante scomodare le biblioteche, quindi provare a ragionare sui modelli ibridi e provare a mettere in relazione cose che apparentemente una relazione tra di loro potrebbero pure non avercela. Ma l'altra questione, sempre sul tema delle biblioteche, riguarda invece l'infrastruttura, no? Siamo tutti molto portati a pensare che l'infrastruttura sia qualcosa di fisico e di pesante, di materiale. Ma io sono sicura che ognuno di voi, se noi parliamo di infrastrutture urbane, pensa a qualcosa di diverso, e non è detto necessariamente che pensi a un ponte o a una stazione. Uno dei temi che mettevamo sul tavolo nella costruzione di questo incontro era proprio il valore delle infrastrutture sociali che sta dietro al racconto che ci si fa
in continuazione, no? Relativamente a questa fantomatica città dei 15 minuti. Non è soltanto il tempo che ci metto ad andare dal panettiere, ma il piacere e l'interesse ad andare da quel panettiere, perché in qualche modo quello è un luogo di costruzione di reti sociali. Quindi rispetto a questo io proverei a introdurvi la seconda domanda. Partirei da Daniela questa volta, chiedendo a Daniela e a Chiara, ovviamente, se poi a valle del suo intervento vogliono magari aggiungere qualche cosa, provando un po' a insistere sul taglio che davamo sul tema della prossimità, intesa come tema di rete sociale, come tema di infrastruttura. Tu prima, sia in modi diversi, sia tu che Daniele, parlavate anche di competenze, di skills, di capacità di stare anche, no? In modi diversi di offrire un servizio, che è un tema fondamentale, nel senso che se non attivi modi nuovi, se non attivi capacità nuove, competenze nuove, protagonismi nuovi, è molto difficile provare ad immaginare che le nostre città possano funzionare in una maniera diversa. E tu ci raccontavi nel nostro incontro informale di ieri per preparare l'incontro che il lavoro sui mercati romani è stata anche una può diventare anche un'occasione per provare ad immaginare nuovi percorsi di imprenditoria, nuove forme di coinvolgimento, anche magari di pezzi di società locale che apparentemente si sentono o si vedono un po' lasciate ai margini di questo tipo di politiche, no? Quindi rispetto a questo, insomma, se puoi raccontarci un po' di più, credo che sia un tema molto, che sia un pezzo importante di questa conversazione. Allora, vi mostravo le immagini delle tavolate, dei banchetti nel mercato, no? Oltre a mangiare e goderci quel momento, che comunque è importante per creare appunto anche collante tra le persone che stanno lì, effettivamente anche si ragionava insieme sul da farsi, quindi sono state delle occasioni importanti, soprattutto di mettere appunto attorno al tavolo persone diverse, per esempio gli operatori del mercato, e quindi lì era sempre importante trovare no il sabato mattina perché è il momento migliore di vendita, quindi non ci disturbate con tutte queste cose di socializzazione e di comunità e nei momenti in cui riusciamo a vendere i nostri prodotti nel miglior modo possibile. Ma anche coinvolgendo i comitati di quartiere, le associazioni, ma anche le istituzioni, anche i rappresentanti di categoria, le associazioni di categoria, quindi comunque attori diversi. E questo è importantissimo perché ci sono un paio di elementi che dicevo. Allora, sicuramente noi vediamo una differenza tra gli interventi che noi facciamo a supporto comunque di quelle che sono, ovviamente ci deve essere un humus, non si crea dal nulla, di desiderio di cambiamento e di trasformazione. E lì vediamo che degli attori fondamentali sono i presidenti del mercato, cioè i mercati, gli operatori dei mercati sono organizzati dove votano per un presidente che nella migliore delle ipotesi non è una persona che porta avanti una visione collettiva, che si adopera affinché comunque il mercato possa ricevere i finanziamenti, avere le ristrutturazioni necessarie, coinvolgere gli attori necessari e quindi cominciare a costruire anche propriamente una visione del mercato. Ogni mercato ha una propria vocazione che è data anche proprio dal punto in cui si trova nella città. Una cosa, immaginate, ci sono dei mercati che sono a due passi dal Colosseo, è abbastanza evidente che avranno una vocazione diversa rispetto a quelli che si trovano, per esempio, adesso menziono alcuni spazi che sono, diciamo, magari anche nell'immaginario collettivo, a Corviale. È diverso perché è diverso il tessuto sociale, è diverso il posizionamento nella città. Una cosa sulla quale bisogna, diciamo, mettere risalto su quello che è il valore della politica pubblica, cioè adesso brutalizzando e quantificando un pochino, un banco del mercato costa orientativamente un terzo di quello che è il costo del prezzo di mercato di uno spazio commerciale. Allora, perché bisognerebbe pagare, perché dovrebbe l'operatore pagare così poco? Deve dare qualcosa alla collettività che sia un valore aggiunto, che non può essere solamente l'abbattimento dei costi del prodotto di vendita, ma deve essere qualcosa in più, altrimenti non si giustifica il fatto che abbia un'opportunità, diciamo, di avvalersi di uno spazio commerciale con dei costi così bassi. Questa è l'opportunità di cui si sta lavorando su alcuni mercati, ma non è una politica ancora su tutti i mercati, è più che altro è un tentativo su alcuni municipi, su alcuni, quindi, diciamo, distretti, circoscrizioni, che quindi hanno, diciamo, una minima forma di autonomia,
per cercare di incentivare l'imprenditoria giovanile e l'imprenditoria femminile. E questo secondo me è un dato molto interessante, perché significa che si offre l'opportunità di utilizzare un'infrastruttura pubblica all'interno di quella che è una visione che sia a beneficio della collettività. Work in progress, speriamo che al prossimo incontro saremo in grado di raccontarvi ancora di più. Chiara o Daniele, chi di voi, se avete qualcosa da aggiungere rispetto a quello che insomma ci diceva un po' Daniela, se no, io vi riporto, colgo questa pausa per riportarvi una delle domande che ci è arrivata poco fa sulla chat, in cui in realtà si fa una domanda molto specifica a tema patrimonio costruito, culturale, urbano, perché si parla di spazi dell'artigianato, quindi spazi produttivi e di vendita insieme a volte, non sempre, ma a volte c'è anche questo tema, e di edicole. E nella domanda si dice sono due tipi di spazi ai quali sono stati dedicati diversi provvedimenti e iniziative in Italia, e vi si chiede se in qualche modo rientrano nell'esperienza, nelle vostre esperienze di lavoro, e se sì in che modo. Non so se telegraficamente, intanto non so se sia il caso delle esperienze che ci portate, se la risposta è sì, se telegraficamente ci potete dare un feedback rispetto a questo. Chi va? Vado io? Vai! Ok. Parlo di un'edicola. Avete presente i chiostri, no? Che ci sono in centro a forma esagonale, magari noi ne abbiamo uno a centro piazza. Per ora l'abbiamo riacquisito a patrimonio comunale e abbiamo deciso di trasformarlo con fortune alterne in una sorta di centro informativo per la cittadinanza. La mia grande idea e quella dell'amministrazione era di proiettare lì all'interno, o almeno attaccare tutti i progetti di qualificazione urbana che andavano realizzandosi nel centro città. Non sempre ce l'abbiamo fatta, lo stiamo facendo adesso, ovviamente tappezziamo le di vetrofanie l'edicola, oppure ospitiamo in quell'edicola piccole iniziative di rigenerazione urbana o di iniziative su sostenibilità ambientale unita all'educazione, con ad esempio un progetto che si chiama Orto in Condotta, che riguarda il recupero di vecchi semi da parte delle scuole, che poi portano alla cittadinanza a mostrare in centro città quali sono stati i frutti di questi laboratori, poi calati all'interno del piano di offerta formativa annuale delle scuole medie elementari, per cui i comuni sono il soggetto referente per il tramite dell'assessorato all'educazione e all'istruzione. Cerchiamo di qualificare quello spazio appunto come uno spazio abbastanza dinamico e fluido in funzione anche delle varie attività in calendario che abbiamo durante l'anno. Per la settimana della mobilità sostenibile, che di solito accade in settembre, la riconfigureremo come un'officina meccanica transitoria per le piccole riparazioni, fare i laboratori con la cittadinanza nell'insegnarli come riparare una bicicletta, ad esempio. Cedo la parola nel caso a Chiara voglia dare un suo piccolo input, e io intanto vi lancio qualcosa così. Allora, chiedo scusa per l'audio, perché a Bologna sta venendo giù una bomba d'acqua, quindi io sono a Dumbo in un capannone industriale, appunto. Però volevo intervenire, ditemi se si sente male. No, allora, per quanto riguarda il tema delle edicole, non direttamente con consegne etiche, nel senso che come fondazione noi comunque diciamo che quello che facciamo a livello di progettualità è anche di attivare dei percorsi per diciamo dare maggior sfogo, maggior spazio anche alle iniziative appunto dal basso. Ne è un esempio la scuola di azioni collettive, e lì per esempio ci sono due proposte proprio a livello di edicola di comunità, dove insieme stiamo cercando di far convergere anche dei servizi. Dico insieme nel senso che la proposta comunque è venuta dai cittadini, e quello che abbiamo fatto insieme è stato quello un po' di aiutarli a riformulare il progetto, diciamo, a livello processuale.
L'altra cosa che volevo dire invece è che sempre nell'ottica di, parlando diciamo di consegne etiche come sperimentazione, un obiettivo che ci diamo è anche quello di valorizzare le risorse messe a disposizione, cioè che sono presenti sul tavolo, che sono presenti sul territorio soprattutto, anche per fornire dei servizi a livello di supporto diciamo dei lavoratori come fattorini, quindi anche capire un po' se le biblioteche effettivamente possono essere dei punti utili per questo motivo qui, oppure se invece far base solo sulle risorse diciamo delle cooperative che comunque hanno una certa relazione con il territorio. Grazie, grazie mille a entrambi. Io ho aggiunto poi nella chat un esempio torinese che sta proprio qua a due isolati dal mio ufficio, di nuovo di riutilizzo di una edicola con un programma di funzioni che è tutto rivolto a, diciamo, anche la messa a sistema di servizi che già stanno nel quartiere e che vengono in qualche modo amplificati dall'essere riuniti sotto un unico tetto, piccolo tetto, ma un unico tetto. Io so che Chiara tra poco ci dovrà salutare perché a Bologna non stanno mai fermi e hanno un sacco di cose da fare oggi, quindi passerei alla terza domanda, visto che insomma ti chiama in causa diciamo più direttamente, sarai la nostra prima ospite a rispondere, poi appunto come nei casi precedenti con i contributi di Daniele e di Daniela, quando poi tu ci devi abbandonare ci fai un grosso ciao dal tuo computer e noi sappiamo che tu sei scappata a fare altro, continuare con le vostre attività. Allora, la ragione un po' di quest'ultima domanda è legata alla genesi della Città del Futuro, nel senso che per chi ci ha seguito nei precedenti appuntamenti, il primo incontro, quello che poi ha dato vita a queste conversazioni più tematiche, riguardava il tema dei dati, riguardava il tema anche degli strumenti digitali e come queste risorse a nostra disposizione di fatto possono essere utilizzate per costruire percorsi di coinvolgimento, di partecipazione, ma anche per provare a pianificare meglio, diversamente, con altri presupposti le nostre città. Lo abbiamo detto in apertura e mi sembra che sia molto chiaro, che sia emerso in maniera molto chiara da come ci avete raccontato le vostre esperienze, che gli esempi che voi ci portate sono esempi ibridi, nel senso che integrano campi di politiche e pezzi di città, pezzi di società locale, pezzi di competenze per la pianificazione che appartengono a mondi diversi. Quindi per provare a intraprendere questo tipo di attività c'è un tema molto banale ma anche un po' fondamentale, che è quello di inquadrare il problema, cioè per potersi dire che devo andare ad agire sulla galleria, per potersi dire che bisogna pensare in una maniera diversa il modo in cui i banchi al mercato vengono assegnati, per potersi dire che il sistema delle consegne attraverso i fattorini, così per come è organizzato oggi, non funziona, bisogna inquadrare il problema e bisogna andare a studiarlo, bisogna individuare quali sono gli elementi che ti permettono di poter dire delle cose significative da questo punto di vista. Quindi rispetto a quest'ultimo tema dei dati, che a noi è molto caro, degli strumenti digitali, la domanda se volete apparentemente è abbastanza banale, e cioè la domanda è questa: ci raccontate un po' da dove siete partiti e che ruolo hanno avuto, se ce l'hanno avuto, dati e strumenti digitali. Chiara, cominci tu, così poi puoi fuggire in corsa dopo averci Grazie. Risposto. Allora sì, io parto, ma allora a livello in realtà di strumento e di raccolta, o meglio di individuazione del problema, io ci tengo a sottolineare il fatto che il tavolo di coprogettazione, il primo tavolo di confronto e quelli che si sono poi susseguiti non sono digitali, ma sono comunque degli strumenti che ritengo fondamentali come diciamo metodo di raccolta e metodo di confronto per l'individuazione, ecco, del problema da risolvere. Quindi io quello comunque lo terrei all'interno del pacchetto di strumenti che abbiamo utilizzato. Allo stesso tempo, come si diceva all'inizio, a livello di diciamo limite tra il fisico e il digitale, e ci rendiamo conto che soprattutto durante lo scorso anno è stato proprio solo l'accelerazione fatta ad anno, appunto. E, nel senso che dall'anno scorso poi lo spazio digitale è diventato un po' il nostro pane quotidiano, è stato un po' il nostro spazio su cui muoverci prevalentemente. Per questo
per questo la piattaforma. Per questo però noi nel voler mettere in atto, nel voler fornire uno strumento appunto utile per la gestione delle consegne a domicilio, ci siamo si resi conto che il digitale doveva comunque avere uno spazio all'interno del progetto, però quello su cui ci siamo interrogati è stato: ma che forma deve avere questa piattaforma? Che tipo di relazioni deve instaurare e che... diciamo che spazio deve dare anche alle varie parti che partecipano al percorso per la creazione del servizio. Quindi anche su questo io ci tengo a sottolineare il fatto che come sperimentazione è un progetto aperto, è un progetto iterativo, nel senso che noi comunque continuiamo a fare dei passi avanti e ritorni indietro per rimodulare anche un po' gli strumenti sulla base dei bisogni che tracciamo. E questo perché ovviamente la risposta per esempio dei ristoratori adesso è diversa da quella che ci hanno dato l'anno scorso, cioè esattamente un anno fa, perché la situazione di fronte alla quale ci trovavamo e diciamo l'impegno anche e l'importanza del fornire un servizio di consegna a domicilio anche per loro è diversa. E quindi per questo noi comunque quello che abbiamo messo su come primo sito, prima base digitale su cui appoggiare il servizio, era un sito che è ancora disponibile, dei consegnetiche.it, che come vedrete è un sito vetrina, nel senso che il suo obiettivo principale era quello di mostrare la rete dei commercianti e dei servizi che via via derivano. Sempre dal tavolo di coprogettazione, però, che cosa ne è emerso? Che diciamo le funzioni che dovevano avere, che doveva avere questa nuova piattaforma, potevano non essere quelle a cui siamo abituati a livello di delivery. E quindi al momento sono presenti vari canali di prenotazione dei singoli esercenti, per esempio, perché quello che ci è stato chiesto, almeno ai tavoli iniziali, era di mantenere una relazione con il cliente. E di avere uno spazio in cui poter inserire il proprio catalogo, che però potesse essere aggiornabile, che magari poteva essere semplicemente il numero di telefono, il numero di telefono del commerciante. Quindi quello che abbiamo fatto è stato partire subito mettendo a disposizione uno strumento da testare e da diciamo che fosse una prima base per accogliere direzioni possibili diverse. Quindi direi che a livello di digitale sicuramente c'è del potenziale e stiamo studiando su da che parte indirizzarlo e stiamo continuando a farlo con le cooperative e i partner di progetto. Grazie mille Chiara. Non so se chi prende la parola, se Daniele o Daniela, o tutti e due insieme anche, non lo so. Dai, via, vado io, così alterniamo maschile e femminile, dai, facciamo così. Oggi sei accerchiato, poverino. Ma va benissimo, va benissimo così. E, allora, noi non siamo partiti da una base digitale, né ci teniamo così tanto a svilupparla, per quanto siamo consapevoli che sia necessaria, perché il nostro primo scopo è ricostruire legami di comunità. E di sicuro internet non è che faciliti del tutto queste cose quando vai a lavorare su un tessuto urbano. Può essere uno strumento sussidiario di innovazione tecnologica, ma quello che facciamo noi è lavorare sulla città con la persona. Seppure con risorse limitate, la mappatura dei negozi sfitti ce la siamo fatta a piedi. Ci è un po' più difficile farlo per i primi piani, perché unire i più diversi dati all'interno dell'ufficio urbanistica, del SUAP, del commercio, un po' per le conoscenze che abbiamo, è complicato. Molto spesso mi sono visto il sindaco in bici che si segnava su un block notes quali negozi erano sfitti e quali invece erano stati rioccupati. D'altra parte però, come dicevo, la risorsa tecnologica è necessaria. Abbiamo sviluppato anche con il Politecnico di Torino e altre partnership con Horizon 2020 assieme a London South Fork e Torino come città metropolitana, è proprio sulla partecipazione civica della popolazione tramite una piattaforma, e tra l'altro poi vi girerò qui in chat il link del progetto che si chiama WeGovNow. Una parte di questa piattaforma prevedeva proprio la creazione, tramite una sezione che si chiama First Life,
di una mappa dall'alto dei negozi sfitti in modo tale che la popolazione possa vedere cosa c'è disponibile senza usare troppi, bravissimi, avete linkato, senza andare tramite immobiliari o conoscenze. Cosa dire ancora sul digitale? Fortunatamente abbiamo Confcommercio e altri soggetti del territorio che stanno investendo in formazione verso i commercianti. È una cosa che non può fare il comune direttamente, quindi si attivano le cosiddette reti di conoscenza, perché è importante che i commercianti, anche di negozi di prossimità, abbiano una vetrina che è online. Questo in parte per facilitare il brand, le loro vendite, d'altra parte perché è uno strumento ormai necessario anche per chi ha un negozio di prossimità. È importante esserci, ma sto dicendo una verità ormai scolpita nella pietra e non sto disvelando nulla di nuovo. Quindi è importante utilizzare lo strumento digitale. Molto spesso però è meglio lo faccia qualcuno che più del comune ha competenze e anche risorse per poter incentivare un processo di apprendimento, un processo educativo che deve svilupparsi anche per i negozi di prossimità e per il piccolo commercio, che sarà quello che salverà le città nel futuro. Ci saranno grandi attori del commercio online come Google, come Amazon, d'altra parte ci sarà il piccolo negozio di prossimità, nel mezzo tutti quelli che sono i medi centri commerciali, come quelli che abbiamo al di fuori noi della prima periferia, spariranno, come stanno sparendo progressivamente in America, e dovranno essere rimpiazzati da qualcos'altro. E questa sarà una grande sfida delle amministrazioni del futuro. Che destinazione dare a quelle realtà che una volta erano degli aggregatori del commercio? Però questo lo verificheremo anche in base allo sviluppo demografico delle città e dell'Italia per intero. Io forse aggiungo... Ciao Chiara! Ciao, grazie. Abbiamo una certa simmetria dei nomi oggi, perché adesso Chiara va via, niente, c'è meno simmetria, vabbè. No, io aggiungerei solo un piccolo elemento, secondo me, rispetto proprio al digitale, perché rispetto, per esempio, lavorando con gli operatori dei mercati, dove in realtà, cioè, è già tanto se hanno una pagina Facebook del loro banco, nel senso, questa quelli proprio più smart hanno, quindi, insomma, analisi dati, eccetera, eccetera, sono estremamente lontani da quella che è la loro quotidianità, comprensibilmente perché loro fanno altro di lavoro. Quella potrebbe essere, proprio anche rispetto a quello che diceva Daniele, invece il ruolo del pubblico. E lì, secondo me, sicuramente dell'amministrazione comunale o nel caso delle città più grandi, dell'amministrazione della circoscrizione, del municipio, nel caso di Roma, perché sono comunque l'ente, diciamo, più di prossimità, perché c'è un problema proprio di scala, altrimenti. Secondo me, sicuramente gli enti territoriali, diciamo, come quello della regione, potrebbero dare un supporto che è proprio in tutta la parte di analisi dei dati, nel senso... Il tipo di dati, questo si accennava prima, il tipo di dati che per esempio sono legati a quelle che sono, come noi veniamo targettizzati da Google, potrebbe essere in una chiave positiva anche qualcosa che serve per esempio per capire di che tipo di servizi c'è bisogno, nel senso che non abbiamo bisogno di scomodare l'ennesimo questionario ai cittadini che poi magari non rispondono, eccetera, eccetera, per avere alcune informazioni che sono legate ad alcune esigenze, cioè essere in grado anche di fare delle intersezioni di dati, per esempio, da vari dipartimenti, per i dati che sono già di proprietà pubblica, e essere in grado eventualmente anche di accedere ad alcuni dati che magari invece in questo momento sono di proprietà privata, che sono tutti quelli che sono legati al nostro cellulare, potrebbe essere qualcosa che invece serve proprio per capire quelle che sono le esigenze di servizi di prossimità, di welfare integrativo che possono erogare, servizi, spazi commerciali, che tipo di esigenza ha, perché anche questo aiuterebbe, per esempio, anche faccio l'esempio, immaginiamo nei mercati o negli spazi commerciali di fare delle politiche a supporto dell'imprenditoria giovanile, ok? Oltre a dare magari uno spazio commerciale a basso costo, siamo in grado di dare delle indicazioni nel loro business plan anche
di aiutarli a capire quanta domanda effettivamente c'è per il loro tipo di servizio, perché non è, questo spesso abbiamo visto che è uno dei problemi che magari alcune startup hanno, per esempio che non sono in grado necessariamente di identificare la parte giusta della città dove andare ad inserire il loro business, per esempio. Quindi a quel punto la politica pubblica a supporto diventa il fatto solamente di dare soldi, se non aiuti anche le persone a poterli investire nel modo più efficace, non è necessariamente detto che sia l'unico strumento che è necessario. Essere in grado di dare anche delle informazioni per il bene pubblico sarebbe qualcosa che eventualmente potremmo fare uso anche per le politiche. Grazie, grazie mille Daniela. Si ritorna un po' al tema che si citava all'inizio, ragionare sugli small data, che sono sostanzialmente quei dati che vengono raccolti proprio a partire dall'uso quotidiano e nel mio caso ad esempio compulsivo dello smartphone e dei social media, non tanto o non solo come esclusivamente strumenti di relazione, ma anche come strumenti all'interno dei quali fonti di informazioni a partire dalle quali possono emergere comportamenti, possono emergere valori condivisi, possono emergere anche importanti cambi di paradigma, no? Che possono essere mappati proprio a partire dal modo in cui noi reagiamo anche a cose piccolissime nella nostra interazione quotidiana con i social media. Vedo con piacere, se devo dire la verità, nella chat un contributo proprio da parte di Fondazione Sviluppo e Crescita CRT che con Urban Lab lavorerà nell'arco dei prossimi mesi proprio ad una mappatura dei bisogni in un'area molto particolare della città di Torino collocata nella parte nord della nostra città, e credo che appunto tutte le cose che sono emerse oggi siano molto utili anche da questo punto di vista, cioè riuscire a capire fino a che punto appoggiarsi sui dati e sui patrimoni di dati pubblici e fino a che punto invece il tipo di informazione, il tipo di approfondimento che si rende necessario travalica, no? il dato freddo e invece deve in qualche modo provare a costruire un altro tipo di forma di conoscenza, no? Che passa, lo avete detto tutti e tre in tanti modi diversi, ma che passa attraverso l'interazione con i soggetti direttamente o potenzialmente interessati dalle iniziative e dalle politiche. Stiamo per fare le 4:30, quindi il nostro tempo scade tra ben 3 minuti. Io ci tengo moltissimo intanto a ringraziare Audis, il presidente Tommaso Dal Bosco e la direttrice Paola Capriotti per questa bella opportunità di discussione, questa, le precedenti, la prossima che si terrà il 14 di giugno, si parlerà di mobilità e l'incontro verrà moderato da Simone D'Antonio dell'Urbact del contact point italiano del progetto Urbact. Io ringrazio moltissimo chi ha parlato, ringrazio ancora di più chi ha interagito, non è così scontato che ci sia interazione tra chi segue i webinar e chi parla nei webinar. Vi ricordo che la registrazione del webinar verrà resa disponibile sui canali di comunicazione di Audis, si stanno elaborando una serie di report di tutti i vari incontri che cercheremo anche di completare e arricchire con riferimenti esterni, ma in qualche modo pertinenti rispetto ai temi che si affrontano. Quindi grazie a chi ha contribuito con tutti questi link oggi pomeriggio. Io non posso far altro che salutarvi e spero di rivedervi presto nei prossimi incontri organizzati da Audis. Grazie mille a tutti e buon pomeriggio.